benvenuti al nostro evento. È un piacere essere qui con voi oggi e parleremo della nostra nuova ultima innovazione, l'isolatore con i comandi vocali integrati. Io sono Chiara Colombo, responsabile marketing di FPS e farò una breve introduzione su chi è FPS, quali sono le nostre soluzioni e passerò poi la palla al mio collega Alessandro Bandera, responsabile commerciale italiano, che ci racconterà in dettaglio le caratteristiche di questa nuova tecnologia. Chi è FPS? FPS è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e nella produzione di sistemi di contenimento e soluzioni per la micronizzazione e la macinazione fine, per la produzione di principi attivi sia farmaceutici e sterili. Si rivolge principalmente alle aziende del settore farmaceutico, chimico, in tutto il mondo. A 19 anni dalla sua fondazione, FPS conta oggi tre stabilimenti, uno qui a Fiorenzuola d'Arda dove ci troviamo oggi, dove c'è tutta la parte produttiva e il nostro nuovo centro prove, la sede di Como che è una sede commerciale amministrativa e una sede commerciale anche a Filadelfia negli Stati Uniti proprio per essere presenti e servire in maniera più accurata il mercato americano. Con più di 1.300 impianti installati in tutto il mondo, FPS è sul mercato come viene riconosciuta come un'azienda internazionale estremamente flessibile, capace di adattarsi alle esigenze del cliente. La società, che è guidata da Carlo Corsini, conta oggi circa 80 dipendenti ed è presente in più di 40 paesi in tutto il mondo. Fiore all'occhiello dell'azienda, ne parleremo anche più avanti nel corso della presentazione, è il nostro centro prove, dove è possibile effettuare test tecnici anche prima di iniziare il progetto vero e proprio. L'azienda partecipa ogni anno a diverse manifestazioni in tutto il mondo e i nostri tecnici sono spesso chiamati come speaker nelle conferenze più importanti del settore. Non abbiamo soluzioni standard, ma progettiamo le nostre macchine partendo dal processo del cliente, quindi fornendo soluzioni personalizzate che soddisfano tutte le esigenze. Il 100% della produzione viene effettuata internamente e questo ci permette di essere estremamente flessibili e accurati. Il nostro centro prove, al quale accennavo appunto prima, è dedicato allo sviluppo di processi di macinazione e micronizzazione. Sono presenti delle camere bianche e un isolatore dedicato a questo tipo di attività e tutta una gamma di mulini che possono essere usati per testare appunto i prodotti prima del progetto, della definizione del progetto. FPS fornisce anche un supporto tecnico on-site dall'installazione dell'impianto fino all'avvio e alla validazione dello stesso. Viene inoltre definito insieme al cliente un programma di manutenzione full service per tutto il ciclo di vita della macchina. Per riassumere in poche parole chiave il nostro lavoro, possiamo dire che FPS è flessibile, perché appunto non siamo statici ma in continua evoluzione, e questa flessibilità ci permette anche di poter integrare facilmente qualsiasi tipo di processo nelle nostre macchine. Per noi ogni progetto è una nuova sfida ed è diverso e personalizzato. Infatti non abbiamo soluzioni standard, ma creiamo ogni volta nuove macchine proprio cucite per i nostri clienti. Crediamo fermamente che la nostra più grande risorsa sia il nostro team, le persone che ogni giorno lavorano in FPS con passione e impegno. Per quanto riguarda il mercato di riferimento, appunto, è quello farmaceutico, chimico e biotech. Qui abbiamo riportato alcune referenze di clienti di tutto il mondo che sicuramente conoscerete perché sono alcune delle più grandi aziende farmaceutiche conosciute. Un altro mercato molto importante per noi è quello dei produttori di macchine, che non sono solo clienti, ma spesso diventano anche partner, perché collaboriamo con loro molto strettamente per fornire un servizio su misura al cliente finale. Per quello che riguarda la nostra gamma di prodotti, abbiamo due principali tecnologie. Quella che vediamo in questa slide riguarda i sistemi di contenimento, appunto, partendo da quelli per la manipolazione di prodotti altamente attivi, e possiamo fornire isolatori rigidi, glove box o a mezzo scafandro, cappe a flusso laminare o sistemi di pack-off. Possiamo fornire anche sistemi per la manipolazione di prodotti sterili, oltre che con isolatori rigidi o RABS o cappe a flusso laminare.
FPS propone anche una serie di isolatori che includono la manipolazione di entrambi le tipologie di prodotti, quindi sia quelli tossici che quelli sterili. Abbiamo chiamato questo tipo di impianto ibrido proprio perché permette la gestione di prodotti tossici in condizioni asettiche. L'altra tecnologia che propone FPS è quella dei sistemi di macinazione fine e di micronizzazione per la riduzione della grandezza delle particelle della polvere. Questi mulini includono appunto mulini a getto fluido che funzionano ad aria compressa e vanno da piccoli batch di prodotto partendo da circa 20 mg a grandi lotti per unità produttive. Abbiamo anche una serie di mulini chiamati Kumil, che si tratta di un'altra tecnologia rispetto ai jet mill, che ha caratteristiche differenti e che permettono di raggiungere diverse specifiche tecniche del prodotto. È disponibile anche una gamma di mulini meccanici che includono cornmill, hammermill e pinmill, partendo da mulini per la ricerca e sviluppo fino a grandi lotti di produzione. FPS fornisce anche una serie di servizi che accompagnano il cliente dalla prima discussione preliminare fino all'installazione e validazione dell'impianto. Questi servizi includono, per esempio, il mock-up, ossia un simulacro in legno in scala 1 a 1, che permette di effettuare uno studio ergonomico preliminare approfondito e dettagliato. Questo consente al cliente di testare con mano tutte le funzionalità del sistema prima che venga poi realizzato in maniera definitiva. Alcuni esempi di progetti molto grandi che abbiamo realizzato e che combinano le due tecnologie, quindi il sistema di contenimento e la micronizzazione. Quello che vediamo in questa slide è un isolatore da produzione molto grande che è stato installato negli Stati Uniti e che integra diverse macchine di processo, per esempio alcuni sistemi di micronizzazione su scala pilota per manipolare da 5 a 10 kg di prodotto, uno da produzione per la gestione di 100 kg di prodotto e un sistema di carico integrato che permette di introdurre la materia prima in tutta sicurezza nell'impianto e anche una parte di uscita e campionamento del prodotto. Qui abbiamo invece un altro esempio che è simile al precedente, ma non è più realizzato in un unico sistema che include tutte le lavorazioni e le fasi di processo, ma è splittato in diverse unità, fanno lo stesso tipo di processo, ma in una soluzione diversa, che permette di compongono un sistema ad alto contenimento per prodotti farmaceutici. La mia introduzione è finita, adesso vorrei farvi vedere questo video che abbiamo realizzato dove vengono evidenziate le caratteristiche di questa nuova tecnologia dell'isolatore con i comandi vocali integrati. Dopodiché il collega Alessandro appunto vi introdurrà più nello specifico nelle caratteristiche tecniche. A più tardi. Hello, Sam. I want to switch on the light. Are you sure you want to change light status? Yes. Light is on. Can you switch on the ventilation cycle? Are you sure you want to start the cycle? Yes. Cycle ventilation is started. I want to open the door G36. Are you sure you want to open the door? Yes. Door G36 is opened. I want to close door G36. Are you sure you want to close the door? Yes. Door G36 is closed. Can you please open door 32? Are you sure you want to open the door? Yes. Door G32 is opened. I want to close door 32. Are you sure you want to close the door? Yes. Door G32 is closed. I want to open door G37.
Are you sure you want to open the door? Yes. Door G37 is opened. I want to close door 37. Are you sure you want to close the door? Yes. Door G37 is closed. I want to start the milling speed to 50. I want to start the milling. Are you sure you want to start pin mill cycle? Yes. Pin mill is started. I want to start the feeder cycle. Are you sure you want to start the cycle? Yes. Cycle feeder is started. I want to stop the cycle feeder. Are you sure you want to stop the cycle? Yes. Cycle feeder is stopped. I want to stop the cycle mill. Are you sure you want to stop pin mill cycle? Yes. Pin mill is stopped. I want to open G38. Are you sure you want to open the door? Yes. Door G38 is opened. I want to close door G38. Are you sure you want to close the door? Yes. Door G38 is closed. I want to start the jet mill. Are you sure you want to start the cycle? Yes. I want to start the feeder cycle. Are you sure you want to start the cycle? Yes. Cycle feeder is started. I want to stop the cycle feeder. Are you sure you want to stop the cycle? Yes. Cycle feeder is stopped. I want to stop the cycle mill. Are you sure you want to stop pin mill cycle? Yes. Pin mill is stopped.
I want to open G38. Are you sure you want to open the door? Yes. Door G38 is open. I want to close door G38. Are you sure you want to close the door? Yes. Door G38 is closed. Grazie Chiara per la tua introduzione ed ora davanti all'isolatore vedremo le principali caratteristiche di questa nuova tecnologia. Come già sapete, come già spiegato prima da Chiara, FPS produce impianti di contenimento, una tipologia di macchine che permettono all'operatore di maneggiare polvere altamente tossiche e o in condizioni sterili, contenendo comunque in modo sicuro le operazioni. Una delle principali operazioni che si effettuano all'interno di un isolatore riguardano la movimentazione delle polveri, per esempio durante le attività di dispensing, piuttosto che durante le attività di carico reattore, scarico centrifugo e filtri essiccatori. Ed è proprio durante queste fasi che l'operatore deve eseguire alcuni comandi, per esempio l'apertura delle porte all'interno, piuttosto che la gestione delle valvole che regolano il processo. Così, per ridurre i tempi di produzione, abbiamo pensato di ricercare una nuova tecnologia che utilizza dei comandi vocali e permettesse all'operatore di operare sulla macchina senza dover estrarre le mani dai guanti. Quali sono le caratteristiche distintive di questa macchina e quali sono le innovazioni e i vantaggi competitivi che ne derivano? Come abbiamo visto in questo video, i vantaggi di questa nuova tecnologia sono sicuramente una maggior produttività, un'ottimizzazione dei tempi di processo, un minor stress da parte degli operatori, in quanto evitano di ripetere determinate operazioni, e un minor rischio di rottura degli svariati componenti, qualora potrebbero essere guanti piuttosto che guarnizioni gonfiabili. Un'altra parte fondamentale è sicuramente un costo contenuto, infatti questo tipo di tecnologia può essere integrata nella maggior parte dei nostri isolatori, delle nostre macchine. Quali sono i principali obiettivi del progetto e quali sono le soluzioni implementate da Siemens? Questo progetto è nato con una stretta collaborazione con Siemens, nel quale i nostri tecnici, insieme ai tecnici specialistici di Siemens, hanno collaborato a portare a termine questa nuova tecnologia. Come anticipato, il principale obiettivo di questo progetto era quello di realizzare una macchina che permettesse di agevolare le condizioni di lavoro dell'operatore, e che in conseguenza riducesse anche i tempi di produzione. Fin dall'inizio del progetto abbiamo coinvolto Siemens per poterci supportare nella ricerca di nuovi componenti e soprattutto nello sviluppo delle applicazioni necessarie. Insieme a Siemens abbiamo studiato insieme una soluzione utilizzando i nuovi HMI, ovvero i VIN-CCC, Unified Comfort Panel, che sono l'ultima tecnologia sviluppata e abbinati a dei PC e Siemens Nanobox permettono di eseguire questo tipo di azioni. Principalmente si basano sul controllo dell'impianto, la verifica dei consumi e anche un programma di manutenzione preventiva. Quali sono state le tempistiche per la realizzazione di questo progetto? Questo progetto, se viene calcolato fin subito dalla fase embrionale, è durato per circa un anno. Infatti, questa nuova tecnologia, i primi sviluppi sono iniziati nel maggio 2020. Ora, a maggio 2021, siamo riusciti finalmente a presentare sul mercato la nostra nuova macchina. Principalmente sono stati coinvolti molti tecnici di FPS nello sviluppo di questa nuova tecnologia. Quali progetti avete per il futuro? Inoltre, stiamo lavorando insieme a Siemens per lo sviluppo di altri nuovi progetti innovativi. Il più importante di questi è la creazione di un nuovo glove tester, uno strumento che è fondamentale per la verifica dell'integrità dei guanti sulle nostre macchine, sia a livello di produzioni sterili che a livello di isolatori high potent. Stiamo sviluppando un sistema normativo che permette di misurare tutti i parametri e di conseguenza inviarli a PLC piuttosto che SCADA o DCS aziendali per la memorizzazione dei dati. Quando sarà disponibile questa macchina sul mercato?
Questa nuova tecnologia è già presente sulla nostra macchina presso il nostro centro prove della nostra sede di Fiorenzuola d'Arda. Quindi per chiunque fosse interessato a testare queste nuove funzionalità è possibile provarla presso la nostra sede. Vi vogliamo ringraziare per l'attenzione e per chiunque fosse interessato a testare siete ben accetti presso il nostro centro prove. Grazie. Grazie Alessandro per il tuo intervento, grazie a tutti voi per la vostra attenzione, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento. Vi ricordo appunto che la nostra macchina è disponibile presso il nostro centro prove di Fiorenzuola d'Arda, se chi avesse necessità o volesse testarla con mano può contattarci e organizzare un incontro, altrimenti possiamo incontrarci a Milano il prossimo novembre durante la fiera CPHI. Vi aspettiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie mille e a presto.